Domani primo giorno di lavoro per Eddie Frezza, ultimo per la dottoressa Alessandra Corò nel delicato e impegnativo ruolo di direttore unico dei servizi socio-sanitari in seno all'azienda Olsette Pedemontana. Dopo 42 anni di carriera pubblica ininterrotta nella sanità pubblica è arrivato il pensionamento per la stimata dirigente medico. Un avvicendamento che del resto era stato anticipato di recente nel corso della periodica conferenza dei sindaci. Per la successione è stato scelto il 49 Eddie Frezza, in precedenza direttore dell'unità operativa complessa Direzione Amministrativa Territoriale. Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, dirigente vanta una carriera di rispetto come manager in area pubblica, sia per corsi di studi e esperienze professionali. A salutare la dirigente uscente, ad accogliere il subentrante, in questi giorni il direttore dell'Ulsette Bramezza, all'indomani dell'ok ricevuto dall'assemblea dei primi cittadini afferenti al vasto bacino Pedemontano. Dichiarazioni: proprio l'approvazione all'unanimità del documento strategico che riassume i bisogni, le risorse e gli indirizzi per la gestione dei servizi socio-sanitari nel prossimo triennio rappresenta una dimostrazione della professionalità e dell'impegno con cui la dottoressa Corò ha lavorato nella nostra azienda, sottolinea Bramezza, contribuendo a costruire un'assistenza territoriale di qualità, efficiente nell'utilizzo delle risorse e sensibile ai bisogni.